sera sarà una... Tutto bene? Ciao. Era mio ospite, mi ha contato il suo... Tutto bene, presidente. Però sto solo di passaggio. Presidente, buonasera. Buonasera. Tutto bene? Salve, buonasera. Buonasera e ben ritrovati con il consueto appuntamento del lunedì sera con Contatto Sport, appuntamento speciale. Ci ritroviamo infatti a dover commentare la partita di sabato, il pareggio 1-1 con il Cesena. Siamo già alla vigilia di un'altra importantissima gara per i Lupi, domani al Del Duca contro l'Ascoli. Parleremo di questo e di tanto altro nell'appuntamento di questa sera. Cominciamo subito dopo il mini spot. Quando metti su famiglia ci sono alcune regole che vanno seguite. Esci dalla città, sii un padre severo, metti la testa a posto. È tempo di crescere, crea una famiglia. Nuovo GLA negli showroom Mercedes-Benz. Concessionario ufficiale di vendita Mercedes-Benz, DAG Auto, variante Est, Mano Calzati, 0825 67 52 02. Buonasera e ben ritrovati con questa nuova puntata di Contatto Sport, una puntata ovviamente da non perdere perché ovviamente siamo già alla vigilia del match contro l'Ascoli. Ci ritroveremo ovviamente a commentare l'importante punto conquistato contro il Cesena, ma parleremo anche degli aspetti societari futuri in casa biancoverde. Lo faremo soprattutto grazie ai nostri ospiti studio. Vi abbiamo già annunciato chi erano gli ospiti e soprattutto l'ospite in esclusiva di questa sera nei nostri studi, attraverso i nostri telegiornali, attraverso i nostri canali social, però conosciamo meglio il nostro graditissimo ospite attraverso questa scheda. Da Montemiletto alla scalata imprenditoriale in giro per l'Italia all'estero, Michele Gubitusa, appena 37 anni, è divenuto nel ramo delle soluzioni informatiche un vero e proprio leader, sempre all'avanguardia ed in grado di supportare multinazionali di livello internazionale, fino ad arrivare alla gestione informatica di Expo a Milano.
HS Company è così divenuto nel corso di questi anni un brand di assoluto valore e garanzia, un successo che Gubitosa ha voluto condividere con il territorio orpino. Ed è per questo che, dopo essersi affacciato nel mondo sportivo con il volley, Gubitosa decide di investire nel calcio, in quell'Avellino che ha sempre amato e tifato. Dopo la promozione in Serie B, in molti lo avevano già avvicinato al club bianco-verde per andare ad acquisire il pacchetto dell'ex socio Iacovacci. Ma il matrimonio ufficiale avviene l'anno dopo, il 25 luglio 2014, quando il brand HS diventa secondo sponsor dell'Avellino. Da lì in poi una continua ascesa. Giusto un anno dopo, è il 19 luglio 2015, il DG Massimiliano Taccone, in una conferenza stampa nel ritiro a Sturno, ufficializza l'entrata di Michele Gubitosa in veste di socio e vicepresidente. È l'inizio di un ciclo con la famiglia Taccone, una simbiosi che porta Gubitosa a divenire dallo scorso 7 ottobre del 2016 il presidente onorario dell'US Avellino. Un incarico di prestigio ma anche impegnativo, perché è Gubitosa a gestire in prima persona il caso Trotta, una faccenda extracalcistica superata nel migliore dei modi, nonostante i timori e la concreta possibilità di un'esclusione dal torneo. Gubitosa si appassiona e lavora sempre più per il brand US Avellino, tanto da presenziare in prima persona al calciomercato di gennaio e alla prima udienza del processo calcio scommesse. Due avvenimenti questi che però creano anche un momento di riflessione per il presidente onorario, che solamente a salvezza acquisita annuncia di voler ripensare al suo impegno personale. L'obiettivo della permanenza in B è quasi raggiunto. Stasera il presidente Gubitosa è pronto a chiarire ogni aspetto per il bene dell'Avellino e dei suoi tifosi. Questa è la scheda del presidente onorario Michele Gubitosa, ben ritrovato presidente nei nostri studi. Buonasera, grazie. Grazie a voi. Buonasera e benvenuto nei nostri nuovi studi del gruppo Prima TV e Telenostra all'ex presidente della S Avellino, è sempre stato un amico di Contatto Sport, Renato Rodomonti. Buonasera. Buonasera. E buonasera all'amico e collega Massimo Iepparello. Ciao buonasera, Massimo. Grazie per l'invito. Serata di presidenti, quindi questa sera a Contatto Sport avremo modo, come abbiamo già anticipato, di trattare anche temi legati più strettamente a queste possibili beghe societarie. Però andiamo per gradi, pensiamo prima e soprattutto al campo, facendo un doveroso passo indietro, andando a rivedere quello che è successo al Partenone Lombardi tra Avellino e Cesena. Un pareggio importante, un punto d'oro che avvicina sempre più i lupi al traguardo della permanenza in Serie B. Finisce 1-1 la sfida tra l'Avellino e il Cesena dopo 90 minuti combattuti e ricchi di grandi emozioni. Gli erpini riescono a mantenere ben 6 punti di vantaggio dalla zona a rischio. Un bottino importante a 5 giornate dal termine, con 15 punti a disposizione. Ma tranquillizzare i tifosi biancoverdi è stato soprattutto il carattere sfoderato da questo Avellino, capace di allungare a 5 la serie di risultati utili consecutivi e soprattutto ad ergere un muro nel finale, quando i lupi si sono ritrovati in inferiorità numerica per l'ingenua espulsione di Ardemagni, reo di aver applaudito l'arbitro Minelli sotto i suoi occhi. Croce e delizia il bomber biancoverde, perché Ardemagni era stato protagonista in positivo nel primo tempo, quando al 13° con uno straordinario stop a seguire e conseguente diagonale preciso aveva portato avanti l'Avellino. Poi è arrivato lo svarione di Radunovic al 27° sul tiro innocuo di Laribi, una papera del portiere serbo rincuorato dagli applausi dell'intero quartetto lombardi. Occasione a ripetizione da una parte e dall'altra, ma al 95° l'1-1 finale è stato il risultato più giusto, accolto nel migliore dei modi, soprattutto in casa biancoverde, in vista dell'imminente trasferta di martedì ad Ascoli. Queste quindi le immagini del pareggio prezioso ottenuto dall'Avellino in casa contro il Cesena. Presidente, cominciamo da qui. Abbiamo detto a più riprese anche nel corso di Stadio e Studio l'importanza di questo pareggio, anche alla luce di come si erano messe le cose, con diversi episodi a sfavore. Abbiamo rivisto purtroppo sia la papera
di Radunovic e anche l'ingenuità di Matteo Ardemagni. Entrambi episodi che ci possono stare, li prendiamo nel pacchetto. Entrambi i giocatori hanno sempre dato tanto a noi, alla nostra squadra, quindi soprattutto Radunovic, Ardemagni, nel senso ci sta. Un momento di stress per il portiere credo abbia influito. Io stavo guardando la partita dalla tribuna Terminio, abbia influito anche secondo me un po' il sole, il caldo, cioè questi primi periodi di questa stagione possono dare fastidio sicuramente ad un portiere che ovviamente purtroppo ha fatto un doppio salto all'indietro, ha preso il pallone, è caduto, cioè questo è proprio veramente anche sfortuna. Per quanto riguarda Matteo, evidentemente anche il gol subito in quel modo, dopo un bellissimo gol fatto da parte sua, magari lo ha un po' provato, e quindi io sono completamente dalla parte di Matteo, assolutamente ci sta quando giochi che ti arrabbi, poi devo dire che i giocatori avversari io li vedevo, perché poi proprio in quel momento mi ero un po' avvicinato anche al campo, erano un po' dispettosi, dobbiamo dire la verità. Non so se l'avete notato anche voi giornalisti, che comunque facevano un po' di dispetti, trattenevano il pallone. Se riguardate la partita noterete che comunque hanno messo a dura prova la pazienza dei nostri giocatori. Però io ho notato anche, non so se l'ha visto anche lei, su una pagina Facebook, la nominiamo ovviamente, una pagina nazionale, Serie B ignorante, che vede protagonista spesso soprattutto il nostro Matteo Ardemagni per le sue esultanze, c'è stato un episodio di mancanza di fair play da parte di crimine nei confronti del nostro capitano. Ovviamente questa pagina l'ha presa in maniera scherzosa, però c'è stato anche questo episodio che ovviamente a noi era sfuggito, essendo dall'alto c'era questo primo piano che immortala appunto Crimi, che prima avvicina la mano e poi la toglie nel momento in cui D'Angelo si avvicina, anche una mancanza di fair play, diciamo così. E queste cose ovviamente un po' indispettiscono, però diciamo ci sta. E ci sta anche il fatto che abbiamo preso questo punto, che per noi veramente è oro colato. È chiaro che una vittoria avrebbe quasi definitivamente chiuso il campionato, però a questo punto spero di chiuderlo domani, perché siamo a 45 con 48 punti. Io non so, sicuramente il dottore chiarirà anche dopo, secondo lui statisticamente a quanti punti è la salvezza, ma io credo che con 48 punti siamo abbondantemente blindati. Quindi punto il tutto e per tutto su domani per chiudere velocemente quest'anno. Ecco, ovviamente come detto ci ritroviamo a commentare questo pareggio, però la testa è già proiettata alla sfida di domani. Renato, ovviamente ci diamo del tu, visto che ci conosciamo da un po' di tempo, anzi diciamo che mi hai visto crescere, anche per evitare conflitto di interessi, perché è sempre brutto ex presidente o presidente. Al di là ovviamente degli scherzi, ti volevo chiedere di questa prestazione dell'Avellino, perché è stata secondo me una prestazione importante. L'Avellino è riuscito a dare seguito alla vittoria di Pisa, siamo al quinto risultato utile di fila, e soprattutto il carattere, la grinta, la voglia dimostrata da questa squadra anche contro il Cesena, che fa ben sperare per questa parte finale della stagione. Purtroppo sono stati gli episodi che hanno determinato il risultato, perché noi quando siamo riusciti a fare lanci lunghi centralmente, attaccando la profondità, specialmente con Ardemagni, abbiamo creato le migliori occasioni. Poi quell'infortunio di Radunovic purtroppo ci ha penalizzato, e da quel momento un pochettino la partita si è un po' innervosita. Poi Ardemagni naturalmente ha avuto una reazione che probabilmente un professionista non dovrebbe avere, però sicuramente sarà stato provocato più volte, quindi è stata una reazione più nervosa, anche perché prima, se non erro, c'era stato un episodio in cui il compagno non gli aveva dato la palla era solo davanti alla porta. Quindi una serie di concause che ha determinato quel gesto, che purtroppo è da censurare, però purtroppo c'è stato. Ringraziando Dio gli hanno dato una sola giornata. Infatti. Poteva essere anche più grave la sanzione. Sì.
Massimo, riprendendo un titolo che in questi giorni è stato usato e anche abusato, Ardemagni, croce e delizia di questa partita, soffermandoci su quello che stiamo vedendo adesso, naturalmente su questo cartellino rosso tutti abbiamo sottolineato l'ingenuità dell'attaccante, che naturalmente poteva anche evitare l'applauso ironico nei confronti di Minelli, che ha subito estratto poi il cartellino rosso. Quello che mi andava però di sottolineare, al di là della prestazione di Ardemagni sia in attacco, soprattutto con il suo 12° gol, numero questo da non sottovalutare e non ce ne dimentichiamo, è la reazione che comunque ha avuto la squadra, nonostante abbia giocato poi in 10 uomini. Ravelino è andato, come stiamo vedendo qui con Bidaoui, vicino al colpo, perché sarebbe stato comunque un colpo battere un Cesena in una partita che è stata equilibrata. È stata una bella partita con occasioni da una parte e dall'altra, che poi sicuramente l'espulsione ha condizionato proprio per questo, perché era una partita bella, aperta a qualsiasi risultato, e comunque Ravelino non si è tirato indietro. Aggiungendo anche un altro fattore, perché dopo l'espulsione di Ardemagni, Ravelino si è trovata praticamente senza punti centrali, perché c'era stato già il cambio di Castaldo e Novellino ha dovuto praticamente fare di necessità virtù con l'avanzamento di Bidaoui, che è stato in grado di attaccare la profondità. Peccato per il tiro che è finito sull'esterno della rete, ma il rimpianto maggiore per il secondo tempo è legato a quel contropiede in cui Paghera ha fallito un gol facile, perché ha avuto tutto il tempo di controllare il pallone, poteva sia indirizzarlo al centro per Ardemagni, che era in posizione regolare, oppure tirare in diagonale. Ha perso troppo tempo e poi il suo tiro è stato troppo soft e ha agevolato la respinta di Aiardi. Poi nel finale va detto che il Cesena, che mi è apparsa tra le squadre che abbiamo visto nell'ultimo periodo da Avellino, la squadra sotto il profilo tecnico e anche tattico meglio organizzata, con un giro palla e soprattutto con l'attacco alla profondità, soprattutto con gli inserimenti dei laterali, ci ha creato qualche problematica. Siamo stati anche fortunati con quel batti ribatti, con la respinta di Panico, che poteva sicuramente indirizzare la partita diversamente. Sarebbe stato davvero un delitto perdere una partita che, come ha anche sottolineato Camplune nel dopogara, con grande linearità e correttezza, era incanalata sui binari dell'equilibrio. Un punto importante, come dicevo giustamente Domenico, perché si allunga la striscia positiva in un aprile che tutti gli addetti ai lavori avevano definito il mese più importante per il destino del campionato, e un mese in cui l'Avellino sta ottenendo il massimo e si sta tirando fuori con le proprie forze, senza regali di nessuno, dalla zona rossa della classifica. Questo è l'aspetto importante, Presidente, da sottolineare. Come diceva giustamente Massimo, in questo mese di aprile l'Avellino ha affrontato le prime praticamente della classe, ha avuto anche scontri diretti importanti, e nonostante questa spada di Damocle che ci ha colpito con questi 3 punti di penalizzazione, quello importante che diceva Massimo, il carattere di questa squadra che ha saputo reagire e soprattutto si sta tirando fuori da queste sabbie mobili la bassa classifica con le proprie forze. Io tornerei anche un po' più indietro rispetto alle ultime partite e tornerei all'inizio del girone di ritorno. Una cosa che noto, che poco viene sottolineata, oppure forse viene sottolineata ma io lo noto poco, è che l'Avellino ha fatto un grandissimo girone di ritorno. Noi attualmente siamo secondi solo alla spalla, cioè l'Avellino ha fatto insieme a più punti rispetto alle altre squadre, e questo significa che non solo abbiamo giocato bene contro le prime della classe, ma in effetti siamo noi la prima della classe nel girone di ritorno, siamo la regina del campionato insieme al massimo un altro paio di squadre. Girone di ritorno. Con questo voglio dire che quindi i nostri giocatori erano dei giocatori giusti, che comunque la parte tecnica aveva di sicuro lavorato bene, abbiamo sicuramente fatto degli errori grandissimi a inizio campionato, è inutile nasconderlo, lo dico a tutti i tifosi, abbiamo sbagliato, però fortunatamente siamo stati anche in grado di recuperare gli errori fatti. E quindi a questo non lo dobbiamo dimenticare, dobbiamo fare tutti noi un complimento a tutta l'area tecnica, al nostro direttore sportivo, al nostro direttore generale, perché
Io di sicuro oggi all'interno della nostra squadra vedo un mister che veramente ci sta dando grandi soddisfazioni e Novellino veramente è il mister che la piazza di Avellino meritava. Però ovviamente per venire Novellino qualcuno l'avrà chiamato, quindi i complimenti anche a Enzo e a Massimiliano che hanno saputo mettere, perché no, una toppa ad un errore fatto, e lo dobbiamo ammettere. Con questo non sto parlando assolutamente male dell'area tecnica, quindi di Toscano e tutto il suo entourage, però è chiaro che forse per la nostra Avellino non andavano bene. Quindi, ritornando ai risultati positivi, l'Avellino ha fatto un grandissimo girone di ritorno. Noi già siamo da tempo lontani dalla zona rossa della classifica, in quanto comunque non ci dimentichiamo che i tre punti ce li hanno dati da poco. E noi comunque oramai siamo stabili, se non mi sbaglio, sempre da un minimo di 5, 6, 7 punti dai play-out. Ci sono stati periodi del girone di ritorno che siamo stati più vicini ai play-off, paradossalmente, che ai play-out, però mentalmente eravamo ancora proiettati ad un campionato negativo, ma la realtà è che abbiamo fatto un grande girone di ritorno. E tra l'altro aggiungo io, Presidente, anche perché in questo momento lo dicevamo anche sabato, senza i tre punti di penalizzazione eravamo senza dubbio più vicini ai play-off che ai play-out, perché significava ritrovarsi a tre punti dai play-off e a 9 punti di vantaggio rispetto alla zona play-out. È una semplice casualità, perché ovviamente questa sera ci ritroveremo poi successivamente a commentare anche gli ultimi fatti, gli ultimi accadimenti, però io ricordo molto bene la puntata del 2 gennaio 2017, lei era qui seduto sulla stessa poltrona nei nostri studi. Commentavamo la fine del girone di andata e soprattutto l'approssimarsi del girone di ritorno. Avevamo chiuso il girone di andata a 21 punti, al terzultimo posto in classifica. Lei disse: e semplicemente dobbiamo fare due vittorie in più rispetto ai 21 punti, rispetto a questo girone di andata che non è stato certamente positivo, però basta fare due vittorie in più per salvarsi. Ebbene, quei 27 punti sono stati conquistati con 5 giornate di anticipo. Il 2 gennaio qualcuno la definiva un pazzo, ma forse pazzo non lo è stato assolutamente. No, però è chiaro che io lo speravo. Magari poi le vittorie devono diventare tre per il fatto della penalizzazione, che ci hanno tolto una vittoria, come se fosse questo è successo. Però io comprendo ovviamente tutti i tifosi che mi potevano all'epoca reputare pazzo, perché in quel momento sono stati momenti brutti per tutti. Io personalmente stavo malissimo nel vedere l'Avellino penultima in classifica, e forse realmente con una squadra penultima in classifica, con una probabile penalizzazione per un calcio scommesso che non si capiva che poteva arrivare, una squadra che non si capiva bene, forse veramente solo un pazzo poteva pensare di riuscire a superare un anno del genere. È chiaro che ancora non ci siamo salvati, quindi io poi per esperienza mia personale mi piace parlare dopo, però oggi devo dire che sono molto molto contento. Però va sottolineato che comunque secondo me anche i nostri ragazzi, anche i nostri giocatori, la nostra area tecnica, il mister Novellino, non dobbiamo dare per scontato il grosso sacrificio che hanno fatto. È stato un anno difficile, e quindi questa salvezza di quest'anno per me vale come una promozione, perché veramente è stato un anno complicato e lo dobbiamo ammettere. Noi come società abbiamo fatto degli errori. Poi, come al solito, quando qualcuno sbaglia un qualcosa arriva anche la sfortuna, perché ci è caduto tutto addosso e abbiamo rischiato parecchio. Però ad oggi sembrerebbe che siamo ad un passo dalla riva, e io spero con tutto il cuore di arrivarci, perché voglio finire quest'anno il più in fretta possibile. Importante le ammissioni di colpa, Presidente, da parte sua. Le chiedo, alla luce proprio di quello che ha detto, c'è qualche rimorso guardando indietro per aver fatto qualche scelta forse tardiva? Parlo proprio del cambio in panchina. Col senno di poi, oggi sicuramente dopo la prima sconfitta, diciamo, dobbiamo dare ragione ai tifosi
dell'Avellino, perché poi siamo anche noi tifosi, che forse dovevamo accelerare un po' di più i cambi, ma col senno di poi è chiaro che è facile. E questo conferma che la piazza di Avellino è una piazza fatta di persone che comunque sono esperte, c'è poco da dire. Noi abbiamo dei tifosi ad Avellino che riescono a leggere le partite, a leggere i punti deboli della squadra, e quindi, perché no, forse anche i dirigenti delle squadre di calcio devono ascoltare anche quello che dice la piazza, perché più volte ho avuto modo, poi lo dico per mia esperienza personale, qualcuno mi potrebbe anche contraddire, ma io più volte ho avuto modo di poter poi pensare che avevano ragione. Quindi in effetti devo ammettere che i tifosi dell'Avellino hanno capito prima di noi dirigenti che stavamo andando a sbattere contro un muro, però l'abbiamo poi recuperata, quindi meglio tardi che mai. Ecco Renato, sono parole importanti quelle da parte del presidente Gubitosa questa sera, anche perché chi meglio di te sa i sacrifici anche da dirigente, da massimo dirigente, visto che tu appunto sei stato presidente dell'Avellino negli anni davvero difficili, quelli della ripartenza dalla Serie D. Possiamo dire che quest'anno è stato l'anno più difficile dell'Avellino in Serie B per una serie di cose che sono accadute, a partire, anche lo dicevamo nella scheda che riguardava il presidente Gubitosa, il caso Trotta, poi questo processo calcio scommesse, le contestazioni che ci sono state durante il girone di andata, un cambio tecnico, un terzultimo posto da dover risalire al termine del girone di andata. Diciamo che la partenza è stata una falsa partenza, che poi ha complicato tutto il prosieguo del campionato. Naturalmente anche questi giudizi sportivi hanno complicato ancora di più, perché la preoccupazione, specialmente in alcuni calciatori che quest'anno, per esempio, io ho visto sabato Castaldo molto più propositivo, quindi era anche più tranquillo dal punto di vista psicologico, perché già venendo da una precedente condanna, avere questa spada di Damocle sulla testa non è semplice da digerire, anche perché poi ha avuto pure un infortunio, è stato anche sfortunato in questo. Purtroppo abbiamo avuto una guida tecnica inizialmente che secondo me era una guida tecnica che faceva molta confusione. I calciatori, perché se andiamo ad analizzare il materiale umano, non è che Novellino ha avuto, è arrivato Ronaldo o chi, è lo stesso, però purtroppo Toscano ha avuto dei momenti di confusione dove non sapeva neanche lui chi mettere in campo e che modulo adottare, e la confusione del mister contribuisce a fare confusione nei calciatori, perché chi è che ha il comando se non ha le idee chiare, crea confusione anche negli altri. La decisione del cambio tecnico non è mai una decisione semplice, perché è una decisione ponderata, perché uno che ha sbagliato una volta si preoccupa di poter sbagliare la seconda volta, e poi è irreversibile la questione. Però è stato scelto un allenatore di carisma, un allenatore esperto della categoria, che ha saputo valorizzare il materiale umano di cui ora è in possesso. Perfetto. Dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, ovviamente torneremo nella seconda parte anche per commentare gli sviluppi societari in casa biancoverde. Linea alla regia.
call the old school party don't stop. So DJ, drop my favorite joint and let me rock the mic. Now throw your hands high in the air. Everybody say, oh yeah. Get down. Eccoci in studio con la seconda parte. Prima di chiudere definitivamente la parentesi di Avellino Cesena e continuare con la trasmissione, mini spot. Quando metti su famiglia ci sono alcune regole che vanno seguite. Esci dalla città, sii un padre severo, metti la testa a posto. È tempo di crescere. Crea una famiglia. Nuovo GLA negli showroom Mercedes-Benz. Concessionaria ufficiale di vendita Mercedes-Benz, DAG Auto, variante Est, Mano Calzati, 0825 67 52 02. Il presidente Gubitosa prima ha sottolineato la competenza dei tifosi biancoverdi. Andiamo ad ascoltare quindi quali sono stati i commenti a caldo della tifoseria erpina subito dopo il pareggio con il Cesena. Il pareggio è giusto, niente da dire. Solo siccome il sabato è per l'uomo e non l'uomo per il sabato, mi fa piacere che ho visto 11 uomini in campo uniti per il bene dell'Avellino. Però vorrei capire come mai in questa squadra non gioca più verde. Io i cambi di oggi non li ho capiti. Magari è entrato, si è mangiato un gol e ha fatto solo falli. Questi arbitraggi veramente sono una cosa da non vedere. L'unica cosa che chiedo al presidente di farti valere. Un attacco alla Valina non ce l'ha. È inutile che ci siamo intorno, facciamo la macchietta. Tutto quello che le volete. La partita l'ha condizionata il signor arbitro Minelli, che in modo scientifico ha prima ammonito il nostro Ardemagni che aveva subito un fallo e non fatto, e quindi lui ha protestato e l'ha ammonito, e poi ha fatto di tutto per il retirarlo, anche se dice Ardemagni non doveva farlo. Un giocatore esperto come lui, a 29-30 anni, che ha calcato molti campi di calcio, doveva evitarlo. Lo schifo che fanno gli arbitri italiani, non ho visto nessuno mai. Per quanto riguarda poi l'espulsione di Ardemagni, io penso, a mio avviso, che abbia influenzato poco e niente, perché comunque la partita sarebbe finita ad un pareggio anche con Ardemagni, perché non è che poi il trend della partita sia cambiato tra l'espulsione e quando Ardemagni era in campo. Secondo me Ardemagni prenderà due giornate, in quanto è stato, prima c'è stato alzato il cartellino giallo e poi direttamente il rosso, quindi non sarà una giornata ma ne avremmo due, quindi purtroppo lo perderemo anche a Benevento e questa è una cosa un poco grave. Ardemagni, vedete, quel poco che è stato elogiato, oggi ci sta facendo perdere la partita. Questo è il commento dei tifosi a caldo raccolto durante Stadio Studio ovviamente, che domani tornerà come sempre già a partire dalle ore 14 per il pre-gara di Ascoli-Avellino. Vi daremo come sempre in anteprima le formazioni ufficiali del match e poi al termine dell'incontro come sempre spazio ai protagonisti nel spogliatoio dello stadio Cino e Lillo del Duca di Ascoli, spazio come sempre anche a voi telespettatori. Presidente, partiamo un po' dai commenti che ascoltavamo dei tifosi biancoverdi, molti se la prendevano anche con la conduzione arbitrale. Abbiamo specificato che la decisione del signor Minelli è stata corretta da un punto di vista del regolamento. Fortunatamente ieri è arrivata la decisione del giudice sportivo, una sola giornata e non due turni come diciamo in un certo senso si era anche prefigurato, visto che era rosso diretto. Soprattutto l'applauso viene considerato come un segno di scherno quasi nei confronti del direttore di gara. Novellino, scherzando, ha detto lo multeremo, offrirà un pranzo a tutta la squadra. Ufficialmente è stato multato oppure
allora, solo redarguito. No, multato no. Devo dire però che l'altro, cioè, mi ha pagato un caffè però. Ci siamo trovati in un bar per caso. E quindi mi sono trovato alla cassa senza il portafoglio che avevo lasciato in macchina e ha pagato lui, quindi diciamo che forse possiamo prendere questa come multa. E diciamo che si farà perdonare a Benevento, sì, mettiamola. Si farà perdonare a Benevento perché io ci tengo particolarmente, i derby per me, io ripeto che sono un tifoso, quindi per me il derby lo sento particolarmente e spero che col Benevento, con la Salernitana ci dia qualche soddisfazione. Tornando agli arbitri, io devo dire che quando guardo la partita, pure io con quest'arbitro mi sono arrabbiato proprio parecchio, tanto, cioè mi arrabbio, mi viene da dire qualunque cosa all'arbitro, vedo tutti gli episodi a sfavore, ogni cosa contro di noi, poi però quando guardo la partita il giorno dopo con attenzione devo dire che mi pento un po' di quello che mi viene da dire durante la partita, quindi forse anche i tifosi come me, quando ti senti colpito in quel momento, a volte ce la prendiamo anche forse un po' in più con gli arbitri, ma alla fine del campionato, magari se andiamo a fare proprio un calcolo preciso degli arbitraggi, ci può stare l'anno che gli arbitri ti fanno più favori, gli anni che ti fanno più sfavori, ma bene o male poi attendere a lungo andare, io ho capito che gli episodi favorevoli e sfavorevoli fortunatamente dovrebbero quasi sempre compensarsi, quindi chiudiamo pure questa cosa con gli arbitri, così la finiamo pure contro di loro, con la speranza che arrivi qualche errore un poco più a nostro vantaggio. Renato, hai alzato il dito quando ho detto le due giornate di squalifica, perché tra l'altro devi sapere anche Massimo Iepparelio, ci siamo sentiti sabato dopo la fine del match, e anche lui era concorde con questa possibilità delle due giornate. Perché? È rosso, non è rosso diretto. Prima ha tirato fuori il giallo, poi ha tirato fuori il rosso. Ma se era doppio giallo doveva estrarre il secondo giallo e poi il rosso. Mi nervio. Vabbè, forse anche l'arbitro. Però in termini di regolamento poteva... L'arbitro si è confuso. Preso dalla voglia di cacciarlo fuori. Diciamo, se era rosso diretto era... Diciamo che in Serie A ne abbiamo viste tante anche di queste, cioè abbiamo detto che in termini di regolamento c'è tutto il cartellino secondo rosso, me è stato considerato come... Però vediamo soprattutto in Serie A tanti calciatori applaudire, protestare, difficilmente vengono... L'ultimo caso eclatante in Serie A risale effettivamente allo scorso campionato con l'espulsione di Condobbia dell'Inter, sì. Che fu plateale come lo è stato Ardemagni nell'applaudire l'arbitro, però in quel caso c'era una pista dell'Inter, aveva accompagnato poi l'uscita dal campo con qualche parola di troppo che poi gli è costato il doppio turno di squalifica. Però nella giustizia sportiva ordinaria negli ultimi anni effettivamente il rosso diretto per un gesto irriverente come quello considerato dell'applauso al direttore di gara è sempre accompagnato dal doppio turno. Ben venga questa decisione, perché altrimenti sarebbe stato un doppio danno, perché giustamente già si parla del confronto con un'altra squadra campana, perché i derby da queste parti io credo ne conosco soltanto uno, quello con il Napoli, e dopo parleremo anche di quello che sarà il confronto con il Benevento. Bravo. Perché in questo momento credo che da un lato c'è una squadra, l'Avellino, dall'altra parte c'è una squadra che si era illusa di poter volare verso la Serie A, che ora sta viaggiando a ritmi bassissimi, e sicuramente, come diceva anche il presidente Cubitosa in precedenza, il giorno di ritorno dice anche, e la cartina torna sole, di qual è il rendimento dell'Avellino rispetto anche alle altre due squadre campane, e quindi è sotto gli occhi di tutti. Non ci preoccupiamo del Benevento, la nostra preoccupazione in questo momento si chiama soltanto Ascoli. Diciamo che parla la tradizione calcistica, sì. I precedenti calcistici, anche perché, no, caro Massimo, facciamo questa sì. Precisazione, anche perché siamo seguiti a livello regionale, regionale dappertutto, io attraverso chiaro, le nostre trasmissioni, quindi ma io personalmente io credo parlano che, i precedenti calcistici. Io credo che numericamente, spulciando gli annali del calcio, parlare di un derby acceso, sentito, tra Avellino e Benevento, non me ne voglia nessuno, ma credo che sia davvero enfatizzare troppo un evento del genere. Rispetto a quello che invece era stata la storia del calcio, campano anche del sud, quella rappresentata dai confronti tra Avellino e Napoli in Serie A. Fin quando Napoli
e Benevento si affronteranno in Serie A, parleremo di un altro derby campano. Sì, io credo, lo stanno, ma stanno già preparando, io sono rispettoso, la coreografia, perché per loro sì, è il, ma io è sono il derby ovviamente. Sono rispettoso della passione, dell'amore che hanno i tifosi del Benevento, della Senana, per i propri colori. Però dall'altro lato, considerando che molto spesso dagli addetti ai lavori arrivano stilettate, anche velenose nei confronti dell'Avellino, riguardando la storia, io a molti anche giornalisti colleghi regalerei davvero l'almanacco Panini per far rileggere davvero la storia. C'era Bernardo che quindi, qualche anno fa portò in studio non c'era traccia. Pensiamo ad Ascoli. Pensiamo ad Ascoli, e per pensare naturalmente all'Ascoli dobbiamo prima chiudere la parentesi con il Cesena, e lo facciamo come sempre prima andando a leggere qualche messaggio dei nostri telespettatori, e poi naturalmente usiamo il solito messaggio per il lancio delle pagelle di Domenico. Leggiamo qualche messaggio, eccolo qui. Marco Evangelista: salve e buonasera a tutti voi. Sabato l'Avellino ha sprecato una grande occasione per fare un balzo in avanti alla conquista e alla salvezza. Solo di una cosa sono un po' arrabbiato: Ardemagni poteva evitare di fare l'applauso ironico verso il direttore di gara. Ora come ora i suoi gol ci servono come il pane, e non possiamo permetterci il lusso di giocare senza il nostro Re Matteo. Ora ci aspettano due trasferte insidiose, io dico la mia, per me faremo 6 punti. Saluto in particolare a Massimo Iepariello, al presidente Michele Gubitosa. Per fine colgo l'occasione per fare gli auguri a tutte le persone che conosco che si chiamano come me. Buon onomastico a tutti i Marco. Forza Avellino sempre. Un saluto e tanti auguri a tutti i Marco. Poi, a proposito, ecco qui, Roberto Festevole: buonasera a tutto lo staff di Contatto Sport e buonasera a tutti gli ospiti studio. Una gara strana, quella di sabato, con un Avellino specialmente la ripresa rinunciatario, scialbo e statico. Si poteva usare di più, ma sembrava appagata dal pari. Comunque è un punto giusto che muove la classifica e allunga la striscia positiva. Vediamo un po' le pagelle di Zappella. E allora, vediamole. Radunovic 5 incappa in un errore evidente frutto della troppa sicurezza, ma dimostra forza mentale spinto dagli applausi del Partenio Lombardi. Peccati di gioventù, resta un grande portiere. Gonzales 6, in ripresa rispetto alle precedenti settimane, tiene bene in fase difensiva, ma si vede poco in proiezione offensiva. Gym City 6,5, il Cesena le prova tutte per mettere in difficoltà il pacchetto centrale, ma Berat insieme a Gida innalzano una barriera difficile da superare, prestazione oltre la sufficienza. Jidai 7, straordinario, un muro invalicabile in fase difensiva, ma riesce anche ad impostare. Il lancio per Ardemagni è telecomandato, prova da leader. Per Rota 6, si ritrova di fronte clienti difficili da arginare, ci mette grinta e cattiveria agonistica, quello che basta per meritarsi la piena sufficienza. La Verona 6,5, Novellino gli ha trovato la giusta posizione, Lorenzo ringrazia, altra prova di grande spessore, macina chilometri quasi avesse un motorino nelle gambe, lo vedi dappertutto, prezioso anche in chiusura. Omeonga 6, sebbene centralmente l'Avellino in talune circostanze va in difficoltà, la sua prestazione è da elogiare per la grinta e la lucidità che dimostra per tutto il match. D'Angelo 6, come per Omeonga, fa legna lì in mezzo e cerca con tutti i mezzi di arginare i suoi dirimpettai. Lasic 6, tatticamente fondamentale per Novellino perché dà coperture e spesso anche superiorità in fase offensiva. Castaldo 5,5, ritrova la maglia da titolare e dimostra sin da subito la sua fame da vero lupo, ma il possesso palla avversario lo costringe a girare a vuoto e la sua prestazione ne risente. Ardemagni 5, realizza un gol da grande bomber, gesto tecnico di un certo spessore, quello stop a seguire e diagonale vincente, poi però lascia ingenuamente i suoi in inferiorità, fortunatamente avrà modo per prepararsi nel migliore dei modi alla trasferta di Benevento. Paghera 5,5, non è ancora al top e lo si vede, rischia addirittura il rosso diretto per una brutta entrata, poco fiato ed idee appannate. Bidawi 6, una serpentina ubriacante, uno slalom d'alto tasso tecnico, poi però arriva l'errore al tiro, la cosa più semplice, peccato, ma è in gran forma.
Belloni senza voto, in campo per soli 6 minuti, pochi per giudicarlo. Queste quindi le pagelle avrei da ridire solo su un voto, strano. Dimmi. Sul 5 ad Ardemagni, perché sembra che ci siamo fermati solo sull'espulsione, dimenticati del Ma già lo sai, già lo sai, senza l'espulsione era almeno un 8 per il gesto tecnico, per il gol e fammelo dire anche per quell'esultanza, perché non l'abbiamo sottolineato. È un'esultanza davvero particolare, molto bella quella di Ardemagni. Peccato che abbia vanificato, non dico il tutto, però in parte questo gol, questa esultanza con questa sciocchezza, però fa parte un po' anche del carattere estruso di Matteo Ardemagni. Ci auguriamo, come detto già nella pagella, che questa giornata di riflessione contro l'Ascoli possa caricarlo ulteriormente, perché sappiamo che come ci tiene questo giocatore alla maglia biancoverde, possa appunto fungere da sprone per le successive partite, a partire appunto dalla trasferta a Benevento. Allora, diamo una notizia, perché la giornata di campionato si apriva questa sera con una partita che interessa da vicino l'Avellino, sia quella tra Vicenza e Novara, e si è chiusa con la vittoria dei padroni di casa, sia del Vicenza, per 3-1. Massimo, un risultato Non è un risultato positivo, però... bisogna valutarlo in considerazione anche di quello che ci dirà domani il campionato. Sulla carta la vittoria dei biancorossi potrebbe alzare la quota salvezza, ma tutto dipenderà dall'esito del confronto tra Brescia e Ternana. Ma in questo momento credo che piuttosto che guardare gli avversari, l'Avellino deve fare la corsa su se stessa, quindi fare il risultato domani ad Ascoli, ha tutte le possibilità per farlo, e poi valutare a fine partita quali sono i risultati che sono maturati sugli altri campi. Noi abbiamo un tesoretto importante da custodire fino alla fine del campionato, considerando che le altre squadre, pur vero che il nostro calendario ci presenterà tra poco anche confronti con rivali acerrimi come le due campane, Benevento e Salernitana, senza dimenticare il Bari, però guardando anche in casa degli altri è opportuno anche rimarcare il fatto che ci sono tanti confronti diretti anche all'ultima giornata che potrebbero rivoluzionare la lotta per la salvezza. Lotta per la salvezza che naturalmente non investe più Pisa e Latina, che ormai sono già condannate. Credo che ora più che mai i valori del campionato si stanno definendo. È strano a dirsi, soprattutto perché dopo la sconfitta dell'Avellino a Terni c'era stata praticamente una suddivisione del campionato in due blocchi. Invece dalla partita con la Spal in poi, stranamente le squadre di testa stanno rallentando e ora stanno avendo anche difficoltà con le squadre che sono in lotta per la salvezza, perché ora con i punti in palio che sono pesantissimi anche le compagini più deboli tirano fuori il meglio di sé per portare avanti i risultati, per risalire la corrente. È il caso purtroppo di questa sera con il Vicenza che ha battuto il Novara, che però già nell'ultimo periodo aveva dato segnali non certo di crescita, anzi segnali di crisi. Forse il Novara questa sera potrebbe avere già detto addio alle speranze dei playoff. Renato, correggimi se sbaglio, io mi affido soprattutto alla tua esperienza, però ho avuto la sensazione, soprattutto in questo girone di ritorno, che l'Avellino, mister Novellino, la squadra, ma anche la società, non abbiano assolutamente voluto guardare le avversarie, ma si siano concentrate solo ed esclusivamente sulle proprie energie, sulle proprie forze, sulle proprie certezze. Forse questo è stato un ulteriore punto di forza dell'Avellino, non guardare agli altri ma pensare solo ed esclusivamente a se stessi. Lo abbiamo fatto noi più da tifosi e da detti lavori, andare a guardare le altre avversarie. In effetti si è andato avanti giornata per giornata cercando di raccimolare più punti possibili, perché noi venivamo pure da un periodo un poco buio, quindi ragion per cui giustamente il mister ha cercato di fare punti per riprendere un poco di fiducia in se stessi, cosa che è avvenuta e quindi ci ha portato in queste ultime partite a stare fuori dalla zona calda. Uno sguardo invece all'avversario l'aveva dato il presidente Gubitosa alla fine del girone di andata, e anche lì era stato premonitore, perché aveva parlato appunto di penalizzazione che avrebbero interessato soprattutto due squadre, Latina e Pisa, che alla luce anche di questo risultato del Vicenza sembrano praticamente condannate.
personalmente dispiace tanto per le squadre che purtroppo retrocedono, perché è chiaro che uno si immedesima e comunque purtroppo tocca, è uno sport e è anche un gioco, quindi c'è chi vince e c'è chi perde. E sì, io in effetti sapevo di queste eventuali penalizzazioni perché conoscevo personalmente, ho conosciuto l'amministratore unico del Pisa e pur non potendolo dire mi confidava che non stavano pagando e che comunque i punti sarebbero arrivati. E con il Latina conoscevo la loro situazione in quanto conoscevo dei futuri soci che poi sono entrati e che mi avevano spiegato, quindi ero certo di questa loro penalizzazione. È chiaro che molti dicevano non ci dobbiamo basare su quello che fanno gli altri, ma io da presidente di una squadra guardo anche quello, perché non sono un tecnico, non sono un allenatore, non sono un giocatore che mi concentro solo su quello che facciamo noi, ma cerco anche di vedere qualunque cosa si muove intorno a noi, perché l'obiettivo mio è quello per quest'anno era quello di mantenere la categoria. Quindi sì, più che premonitore, Domenico, non, se no sembra che poi mi fai più bravo di quello che sono, sapevo che arrivavano queste penalizzazioni, in quanto quando vai in Lega parli con gli altri presidenti, ti confronti, e quindi l'amministratore unico del Pisa è stato molto sincero a dirmi queste cose. E adesso siamo qui, il risultato che abbiamo visto prima alza sicuramente la quota salvezza, come diceva il dottor Pariello, e quindi adesso siamo in questo momento a 4 punti dai play-out, se 41 è il punteggio raggiunto, quindi domani dobbiamo vincere. Diversamente, se domani io confido in una vittoria domani, se non ci salviamo domani vorrà dire che ci salviamo di sicuro al 100% a Benevento, perché è vero quello che dice il dottor Iepelo, sono d'accordo che il derby è uno solo, però anche con squadre che noi sicuramente l'Avellino ha una storia diversa, il Benevento ha la sua storia come città eccetera, calcisticamente ha sicuramente meno storia di noi, però ogni tanto ci punzecchiano, quindi dato che è uno sport ci divertiamo pure, e quindi se andiamo lì e vinciamo sono contento, soprattutto per un giornalista che ogni volta che guardo, io seguo poi la televisione anche di Vigorito, lui personalmente è una bravissima persona, mi piace anche la televisione sua che ha fatto, e c'è quel giornalista smartone che spesso e volentieri non dico che ci ridicolizza, però spesso e volentieri mette un po' a disagio i tifosi nostri dell'Avellino, quindi andare lì e vincere questo asfaltarli completamente mi piacerebbe, perché poi voglio vedere anche il giornalista come risponde. Scherziamoci su, ricordiamolo anche, visto che lo ha nominato, ricordiamolo che tra l'altro Benevento è arrivato in Serie B grazie ad un imprenditore irpino. Per la prima volta nella storia, quindi c'è anche da ricordare questo aspetto. Oreste Vigorito è un irpino, noi siamo fieri di averlo come irpino, io sono contento di conoscerlo personalmente, e il Benevento è in Serie B grazie ad un irpino. E tra l'altro, ecco, vorrei dire anche a questo giornalista, io sono anche editore e anch'io ho dei giornalisti sportivi, a me personalmente darebbe fastidio avere un giornalista in redazione che ogni volta mi fa troppo... si può dire le forme di lecchinismo? No, lo posso dire. Ecco, quindi personalmente io fortunatamente ho dei giornalisti nella mia redazione che invece sono molto obiettivi e mi hanno anche bastonato più di una volta, e credo che anche per un editore come Vigorito avere dei giornalisti che hanno una forma meno farebbe piacere. Non so se mi sono espresso bene. Fin troppo, diciamo anche fin troppo. Grazie. Presidente, prendiamoci una pausa, così per riordinare le idee, appena rientreremo metteremo sotto torchio Michele Gubitosa per capire quali sono i reali scenari della società dell'Ovest Avellino, che è quella che realmente ci interessa rispetto naturalmente alla vicina Benevento. Come detto, pubblicità. Thank you.
party don't stop. So DJ, drop my favorite joint and let me rock the mic. Now throw your hands high in the air. Everybody say, oh yeah. Get down. Rieccoci in studio con la terza parte di Contatto Sport, pronti per affrontare i temi più caldi legati naturalmente al futuro societario dell'Avellino. Iniziamo subito dopo il mini spot. Quando metti su famiglia ci sono alcune regole che vanno seguite. Esci dalla città, sii un padre severo, metti la testa a posto. È tempo di crescere. Crea una famiglia. Nuovo GLA negli showroom Mercedes-Benz. Concessionario ufficiale di vendita Mercedes-Benz, DAG Auto, variante Est, Mano Calzati, 0825 67 52 02. Riprendiamo subito questa terza parte di Contatto Sport, smorziamo anche un po' i toni rispetto derby che ci sarà del primo maggio, soprattutto anche nei confronti, anche perché noi tuteliamo ovviamente tutta la stampa, il presidente su questo poi stendiamo un velo pietoso, no, cioè vabbè, tu vabbè. Puoi sempre mettere al di là di questo, come detto, torniamo, cerchiamo appunto di smorzare i toni, ovviamente ci auguriamo che sia un derby così come è stato all'andata, all'insegna della correttezza, della civiltà su tutti i fronti, a livello societario, a livello di squadra, a livello anche di tifoserie, e perché no, anche a livello di stampa, ovviamente poi le pecore nere ci sono un po' dappertutto. Detto questo, però, quello che maggiormente ci interessa ovviamente soprattutto i fatti di casa nostra, al di là, come detto, della sfida di domani contro l'Ascoli. Sono ore importanti queste, perché si è aperta un po' un grande punto interrogativo in queste ore, legato anche qui ad articoli apparsi su alcuni organi di informazione, in particolar modo sul sito Sport Avellino del collega Massimiliano Santosusso, che ha ipotizzato già uno scenario futuro in casa biancoverde, ipotizza una possibile uscita di scena proprio del nostro ospite di questa sera, il presidente onorario Michele Gubitusa, e di un pacchetto azionario al 100% acquisito dal presidente, dall'amministratore Walter Taccone. C'è stato un comunicato di smentita da parte del club a firma proprio del presidente Walter Taccone. Questa sera invece in esclusiva abbiamo le parole del presidente onorario Michele Gubitusa. Presidente. Il mio socio Walter Taccone ha fatto bene a chiarire subito una cosa che credo l'abbia toccato da subito, nel senso che non c'è stato mai nessun litigio tra me e lui, quindi lui ha chiarito una cosa che ha fatto bene, quindi era tardi. E poi l'ho letto dopo, ma ha fatto bene a chiarire che non c'è stato nessun dissapore tra me e lui, soprattutto perché io, Walter e Massimiliano non siamo soltanto dei semplici soci dell'Avellino Calcio, ma c'è anche un rispetto tra le famiglie, tra le persone, quindi
magari iniziare a poter far girare voci di eventuali litigi. Uno, di sicuro questo fa male alla nostra città, che a sapere di avere due soci dell'Avellino che tra di loro non vanno d'accordo fa preoccupare. E poi anche nel rispetto delle persone è brutto se girano queste voci. E poi c'è il presidente dell'Avellino, perché so che non si dice mai ex presidente, quindi il presidente dell'Avellino, che in passato più di una volta mi ha raccontato di quando invece qualche dissapore tra i soci c'è stato veramente, e quindi può confermare che di sicuro non è una cosa bella. Quindi chiarito che non c'è stato nessun problema tra me e Walter, credo che la redazione di Sport Avellino abbia utilizzato un titolo, diciamo, forte per dire Gubitoso è fuori, quindi dal titolo sembrava che io già ero fuori dal mondo del calcio avellinese, però poi, ecco, matrimonio finito, Gubitoso, ecco, come se fosse, però poi la realtà è che io ho capito che all'interno dell'articolo molto probabilmente sono stati presi, ad eccezione del litigio con Walter, che non so dove sia stata presa questa cosa, tutte le mie dichiarazioni fatte da gennaio, quindi da quel momento in cui sono stato anche qui il 2 gennaio, con tutti, diciamo, dei ragionamenti che io stavo facendo sulla mia persona e sul mio rapporto con la squadra di calcio e l'Avellino, che sono a prescindere dal mio rapporto con Walter e Massimiliano, e quindi un mix di cose, la salvezza che si avvicina, io che comunque ho tantissimi collaboratori sia su Avellino, e quindi io mi lascio andare con persone vicino a me su eventuali mie riflessioni, ma come lo faccio con lo stesso Walter e come lo faccio con Massimiliano Taccone, il nostro direttore generale, che essendo anche lui figlio di Walter Taccone, amministratore della società e direttore generale, devo dire che al 100% condivide il mio pensiero, quindi io sono il mio pensiero di tutte le riflessioni che faccio sull'Avellino sono anche condivise da Massimiliano, e quindi diciamo che tecnicamente io dividerei il rapporto personale tra me, tra la mia famiglia e la famiglia di Taccone, con invece eventuali decisioni che io sto prendendo nei confronti della squadra di calcio, che è bene forse per rispetto dei tifosi che diciamo, appunto, Presidente, sì. Io proprio per questo, siccome noi abbiamo detto siamo soprattutto corretti e ci auguriamo ovviamente che anche gli altri colleghi, perché ovviamente saranno tutti sintonizzati in questo momento sulle nostre frequenze, siano altrettanto corretti nel citare la fonte, noi abbiamo citato l'articolo di Sport Avellino, come è giusto che sia, perché ovviamente il collega Massimiliano Santosusso, che ha cercato, appunto, ha innescato un po' questo discorso dal punto di vista societario, però la cosa che maggiormente ci preme, e preme in questo caso a noi, ma soprattutto perché siamo da intermediari per quanto concerne i tifosi biancoverdi, e sapere in questo momento, un po' quello che dicevo anche attraverso la scheda di presentazione, visto che ci sono stati soprattutto due avvenimenti, in particolar modo il calciomercato di gennaio e la prima udienza del processo calcio scommesse, che hanno provocato in lei ovviamente un sentimento contrastante, soprattutto lei ha riferito in entrambe le circostanze di essersi preso un momento di riflessione. Quello che in questo momento vogliono sapere i tifosi biancoverdi, i tifosi dell'Avellino, il presidente onorario, il socio Michele Gubitoso, le faccio questa domanda alla Mike, buongiorno, lascia o raddoppia? Allora, lascia o raddoppia è una domanda un po' troppo, diciamo, ho difficoltà a rispondere a questa domanda in due parole, però posso dare la mia visione delle cose, perché io, grazie anche a lei, perché poc'anzi abbiamo parlato e lei mi ha detto che ha ricevuto tantissime chiamate per sapere qual era la mia posizione, grazie a Leo, nel senso, ho capito che c'è una parte dei tifosi che è interessata al mio ruolo nell'Avellino. Io sinceramente diciamo, non pensavo che ci fosse tutto questo interesse intorno alla mia figura, ma dato che ho notato
che questa cosa c'è in minima parte o in massima parte, ma non lo so, ma anche se fosse solo in minima parte, una piccola parte della tifoseria è interessata alla mia figura, allora per chiarire a questa piccola parte della tifoseria che tra virgolette mi vuole bene, perché se mi vuole nell'Avellino forse qualcuno vuole che diciamo io resti come socio, chiariamo qual è la mia posizione senza diciamo andare troppo per il sottile, così chiariamo. Quindi abbiamo chiarito che io stimo Walter, stimo Massimiliano e che tra noi non c'è stato nessun problema e mai ce ne saranno, perché io, non, io credo fortemente nei rapporti, per me vengono prima i rapporti e poi tutte le altre cose, quindi le mie decisioni sono, non sono dovute a un loro, cioè a litigi nostri. Allora, io, chi mi conosce bene, e ad Avellino io ho tanti collaboratori, persone che lavorano con me, centinaia di persone che mi conoscono, io reagisco in maniera così turbolenta, vado in confusione, prendo momenti di riflessione, nonostante sia molto deciso, quando resto inerme, senza diciamo, avere la possibilità di difendermi da delle cose, come è successo quest'anno con l'Avellino, quindi quando io non so cosa fare, mi sento inerme di fronte a certe circostanze, io diciamo, perdo la voglia, cioè è come se io perdessi fiducia in me stesso. Io con l'Avellino quest'anno più di una volta mi sono sentito non all'altezza di essere un socio dell'Avellino, perché mi sono sentito più volte, ho provato a prendere in mano il timone per poter guidare questa barca in una riva sicura e più volte mi è sfuggito e mi sono sentito più volte in pericolo. Questa cosa fa sì che quando una persona si sente inadatta a un ruolo, la prima cosa che deve fare per il bene, se vuoi bene ad una squadra come l'Avellino, ti fai da parte, perché se ti senti inadatto tu non puoi pensare con arroganza di poter dare diciamo, per forza la tua opinione. Quindi io cosa sto pensando in questi giorni? Innanzitutto ho dato la mia parola che fino a che l'Avellino non è salvo matematicamente io non sciolgo questa riserva. Quindi potrebbe essere che nel momento in cui l'Avellino si salva io possa in qualche modo decidere di abbandonare l'Avellino. A meno che, e di queste cose è giusto che però io ne parli prima in casa Avellino, quindi prima tra di noi e poi al pubblico, però posso più o meno far capire qual è il mio pensiero in questo momento. Io in questo momento sono proiettato sul, cioè io ho capito di cosa ha bisogno la nostra squadra, quindi ho bisogno di alcune certezze per poter andare avanti come socio dell'Avellino in questa missione. Parla di programmazione futura, parlo del prossimo campionato. Quindi. Sì, sì, quindi io quali sono, io quest'anno ho passato dei momenti bruttissimi. Un po' perché li abbiamo passati, perché delle cose ci sono piovute addosso, un po' perché io ho analizzato e studiato alcuni punti deboli che noi abbiamo nell'Avellino. Con questo non voglio dire che ci sono problemi nella squadra, anzi, non ci dimentichiamo che i miei soci hanno preso una squadra dalla Serie D, l'hanno, insieme ovviamente con tutto quello che hanno fatto anche gli altri soci, e l'hanno portata in Serie B, se Dio vuole sarà il quinto anno di Serie B, quindi complimenti su tutto quello che è stato fatto fino ad ora. Però è chiaro che io ho visto una serie di punti deboli che noi abbiamo. Quindi fare un altro campionato andando avanti con una sopravvivenza in questa serie, io cioè, preferisco realmente guardarmelo da tifoso, cioè tifo l'Avellino e spero che si salvi. Stando dall'interno, è chiaro che un imprenditore come me, che parte da una piccolissima attività 20 anni fa e oggi crea un gruppo da quasi 1000 dipendenti, penso sia naturale sognare un po' in più. Quindi la prima cosa che io voglio cambiare, quindi se resto in questa squadra, è puntare al ribasso per trovarmi bene dopo. Io di questa cosa sono completamente stanco. Mi sento come gli Stati Uniti quando devono dare dei dati sulla disoccupazione che dicono previsti 400.000 perché già sanno che alla fine sono 350.000 e quindi il dato è migliorativo e fanno salire la borsa. Io sono stanco di dare prezzi al ribasso perché poi magari ci salviamo e quindi è stato un successo. Io sono convinto che l'Avellino con poco in più, io non sto parlando che noi dobbiamo mettere chissà che cosa nell'Avellino, ma con poco in più questa squadra può fare tanto, cioè quest'anno l'abbiamo dimostrato nel girone di ritorno. Nel girone di ritorno l'Avellino ha dimostrato di avere un'area tecnica, e mi riferisco al direttore sportivo e al direttore generale,
che, come diceva prima il dottore Iepariello, i giocatori che aveva Toscano sono anche quelli che tenevano Novellino, quindi giocatori significa che erano buoni. Ora, abbiamo fatto un campionato di ritorno, da regina del campionato di ritorno, con una programmazione, con mister Novellino che resta con noi e con 3-4 aggiustamenti fatti bene, questa squadra l'anno prossimo può fare tanto. E se domani mattina questa squadra non fa tanto, io preferisco prendermi tutte le critiche del mondo, sentirmi una piazza contro che dice avete detto di fare 8 e avete fatto 5, piuttosto che giocare al ribasso come quest'anno, che io sulla mia pelle, su questo nessuno mi può dire niente, io veramente sono stato male, perché fare un campionato a galleggiare in questo modo a me personalmente non mi ha fatto stare bene. Quindi è chiaro che non potevo interrompere il mio essere socio di una squadra di calcio a metà, oppure da penultima in classifica, perché sennò poteva sembrare un qualcosa di negativo. Però è chiaro che oggi ci sono tutte le basi per poter fare una programmazione per l'anno prossimo, altro che, come dicevamo prima, squadre come il Benevento, eccetera. Noi veramente l'anno prossimo potremmo fare grandi cose. Quindi io quello che mi auguro è che questo noi... Questo però, Presidente, io, siccome lei sta cercando di fare chiarezza e siccome conosciamo anche il pensiero spesso di chi ci ascolta dall'altra parte, dei tifosi, quando lei parla di ribasso, parla di sopravvivenza, questo è riferito al socio Taccone, no. Oppure lei anche immagina un futuro con il socio Taccone? È riferito alla piazza. No, io allora... È riferito alla programmazione. Allora, comunque... Io per questo... No, io immagino un futuro, io l'ho sempre detto. Io uno... Io il calcio da solo... Potrebbe interpretare No. Ha fatto bene a chiarire. Allora, io il calcio da solo ho sempre specificato che non lo farò mai. E mi piace e vorrò farlo insieme alla famiglia Taccone, perché io mi trovo bene con loro. L'unica cosa che... da adesso in poi io sottolineerò è che non accetterò più consigli su come comportarmi con una piazza con Avellino. Cioè io non volerò più basso se so che noi possiamo, perché io ho capito che alla fine l'Avellino funziona come la mia azienda. Se io ho un mio manager, gli do un obiettivo di fare 5, quello non mi farà mai 8, è chiaro, è matematico. Io devo dire di fare 10 per ottenere 7, quindi se il mio obiettivo è 8, io non posso chiedere 5, io devo chiedere 10, e questo io pretenderò anche dall'Avellino, pur prendendomi tutte le critiche del mondo, perché è chiaro che il tifoso, però io credo che il tifoso, se per una vita ha ragionato in questo modo, cioè che noi gli dobbiamo dire 10, perché se no poi se non arriva 10 viene il finimondo, e allora significa che è arrivato il momento in cui società e tifoseria si mettono d'accordo e fanno un cambio di generazionale e dicono: noi portiamo avanti una squadra, dobbiamo pretendere il massimo, poi se non arriviamo al massimo che abbiamo detto, ma ci andiamo poco vicino, va bene, perché sennò diversamente fare tutto sempre sull'onda del galleggiamento, a me questa cosa mi destabilizza. E quindi io vorrei fare tante cose con la nostra Avellino, fare un po', cioè vorrei fare un pezzettino in più. Quindi se insieme a mister Novellino, insieme ai giocatori che abbiamo, con 3-4 cose, riusciamo a dare un'organizzazione diversa da quella che abbiamo oggi, mettendo un Avellino, l'US Avellino con una B maiuscola, io non voglio la serie A, io voglio una serie B con la B maiuscola, ma non sto dicendo di fare grandi cose, io parlo di un'organizzazione delle piccole cose, voglio dei processi nell'Avellino, dall'amministrazione organizzata in un certo modo all'organizzazione del settore giovanile, cioè io vedo uno stravolgimento completo dell'Avellino Calcio. Quindi per chiudere e non annoiarvi, se riesco in questo mese, se non in queste settimane, a portare in società un mio modo di fare, stravolgendo completamente dei processi che sicuramente possono rendere la vita più semplice a dipendenti, a dirigenti, a noi soci, io resto. Se invece mi rendo conto che per me, non per limiti degli altri, ma per me è difficile poter portare questi miglioramenti in società, significa che il mio ruolo in società è finito, e quindi
Lascio però a questo punto, la società deve sapere che non è per colpa dei miei soci, perché non vorrei che poi gira voce che abbiamo litigato, che è successo qualcosa. Lascio perché io mi rendo conto che sono entrato per fare delle cose, non ci sono riuscito per colpa di nessuno, magari per colpa mia perché non sono stato in grado, e quindi mi prendo io le colpe di un eventuale mio lascito, ma assolutamente non ci sono stati né litigi con i soci, né è colpa di persone che hanno messo tantissimi soldi nell'Avellino e che comunque dalla Serie D, insieme ovviamente a tutti gli altri soci, hanno fatto tutto quello che poi tutti quanti sappiamo. Allora, quindi tra qualche settimana, a salvezza acquisita, queste nubi verranno, non ci saranno più. Quindi, se ho capito bene, le strade percorribili sono due: o un Avellino senza Gubitosa, o un Avellino con Gubitosa e Taccone. Con Gubitosa, non c'è una terza strada che dice Gubitosa da solo. No, no, Gubitosa da solo io posso confermare che non accadrà mai, ma uno, perché io non ho bisogno di soci, amici con l'esperienza della famiglia Taccone. Quindi, per il bene dell'Avellino e anche per una questione mia di coerenza con tutte le cose che ho sempre detto, io sono convinto che è meglio un Taccone da solo di che un Gubitosa da solo. Sono convinto invece che la soluzione migliore è quella invece di Taccone e Gubitosa insieme, ma con l'impronta di Gubitosa in maniera predominante nell'organizzazione dei processi. Perché non ci dimentichiamo anche una cosa, che io vengo da un mondo manageriale, gestisco fiumi di persone quotidianamente, e la mia azienda cosa fa? Crea processi per migliorare la vita delle aziende. Cioè, se la mia azienda viene in questa televisione, dopo 6 mesi che sta qua, crea dei processi informatici snelli per far sì che tutti i dipendenti lavorino meglio. Walter è un professore in medicina, quindi diciamo che è una persona che ha un'esperienza, io stimo molto, ma viene dal mondo della medicina. Quindi chi deve realmente organizzare, cioè chi ha il know-how per organizzare i processi, io mi prendo su, voi mi conoscete, sono un ragazzo molto umile, però su certe cose devo chiarire. Sull'organizzazione dei processi penso di poter dare all'Avellino molto di più di qualunque altro socio che c'è stato nell'Avellino Calcio, perché è il mio mestiere. Quindi non posso vivere sapendo di poter dare di più sull'organizzazione di alcuni processi e poi lamentarmi se le cose non vanno come dico io. Quindi a questo punto... Quindi escludiamo in questo diciamo, discorso anche un possibile aumento di quote societarie? No, questo... Allora, diciamo che io non parlo di percentuali di quote, è chiaro. Lo so, però se noi non entra... no, allora, visto che stiamo facendo chiarezza, facciamo chiarezza, allora, la chiarezza è questa, che io non su posso... tutti i fronti, proprio no, per questo, perché le ripeto, io mi metto di fronte anche da chi ci ascolta in questo momento dall'altra parte, soprattutto i tifosi ovviamente in questo momento si fanno tanti processi, tanti punti interrogativi, allora possono che... poi dopo facciamo è chiaro che se io ho delle idee per l'Avellino non posso pretendere di fare determinate cose da un angolino a livello economico e poi gravare tutto su un socio che magari ha una quota. Quindi questo però è la cosa che mi preoccupa di meno, perché quando c'è programmazione noi abbiamo più possibilità. Noi siamo per il momento due soci, potremmo tecnicamente rimodulare le quote, potremmo aprire a un terzo socio, possibilmente irpino, perché io amo i soci irpini fuori provincia, io non lo so se, cioè, oppure un terzo socio fuori provincia, ma che comunque sia una persona che comunque ci dà le dovute garanzie, ma d'altronde se sono soci che hanno a che fare o con me o con Walter devono essere, sono sicuramente soci. Quindi io non parlo di questione di quote, io parlo di volontà, perché qui non parliamo di una questione economica, io parlo di volontà ma di tutta l'Avellino Calcio, perché qui non stiamo parlando, se no la mettiamo sempre sui soci, qui io parlo dall'ultimo magazziniere dell'Avellino, che poi sono le persone che lavorano e tutti i giorni ci consentono di avere la partita, ai team manager, cioè io parlo di una, noi dobbiamo darci un tono di una squadra di Serie B che a un certo punto si dà, diciamo, ogni tanto le cose vanno, anche questi studi, magari fra 2 anni voi andate a rimodernare tutto, no, io voglio un Avellino, un restyling dell'Avellino. Quindi se riesco a
convincere tutti, non parlo, se no sembra che sembra una questione economica di quote e di valore. Io ho dei messaggi inviati a Massimiliano D'Alcona dove ogni volta ne parliamo tra di noi, Massimiliano la pensa come me su questo, e noi diciamo a fine anno, a salvezza raggiunta, tireremo le somme. Cioè tireremo le somme significa che quest'anno sarà un anno per noi che dopo aver toccato il fondo dobbiamo o saltare, quindi con i piedi a terra tocchiamo il fondo e risaltiamo, e quindi tireremo le somme con tutti, dipendenti, collaboratori, cioè dall'A alla Z dobbiamo stravolgere l'avvelino. Quindi se c'è volontà da parte di tutti di ripartire con una ventata di aria fresca per fare, e non ho paura di dirlo, grandi cose, perché io non è che sto qui per galleggiare in Serie B. Ecco, sì, alla luce di questo, Presidente, chiedo scusa, mi viene una domanda che avevo già pronta naturalmente. Questo processo di crescita, perché naturalmente lei parla di un progetto di crescita, perché non si è potuto attuare quest'anno? E quindi torniamo anche alla questione del mercato di gennaio, che probabilmente, come si diceva in qualche articolo, ha potuto creare dell'attrito con l'altro socio Taccone. Perché nel mercato di gennaio non si è potuto fare quel salto in più? Dipende solo dall'altra parte, cioè dai calciatori che non volevano accettare la piazza avellinese, o c'è dell'altro? No, allora io sono convinto, poi dopo, questa è una cosa che va chiarita. Il problema, ripeto, non mettiamo sempre la croce sul mio socio che non c'entra niente. Nel senso, quest'anno è stato un anno che a un certo punto io, per quando mi volevo imporre da inizio campionato, poi nel calciomercato, per potergli dare un cambio netto, a un certo punto pure io mi sono dovuto arrendere, perché il mare era troppo in tempesta, e quando il mare è in tempesta ti devi arenare e far sì che ti porta fino a che non si calmano le acque. Quindi io mi sono reso conto che era un anno di transizione che doveva andare così, perché i giocatori non volevano venire, ma io poi ho capito dopo perché non volevano venire, perché ci davano già per retrocessi, qualcuno già ci avevano fatto una bara e ci avevano sepolti, pensavano che giustamente arrivava la penalizzazione, che retrocedevamo, quindi non volevano venire per tanti motivi, perché mai magari pensavano, qualcuno non ha nemmeno capito i soci chi sono all'interno dell'Avellino. Con tutto il rispetto, noi siamo, cioè io mi sento di poter garantire a questa piazza una serenità non da meno di tutti quanti gli altri imprenditori blasonati nelle altre società a livello di immagine e di serietà. Quindi quest'anno non si è potuto fare perché dovevamo subire sicuramente questo mare in tempesta. Ci stanno anche nelle aziende dei momenti transitori in cui uno deve subire. Però ora che le acque si stanno per calmare, e non voglio parlare troppo presto perché abbiamo ancora delle partite da fare, ma nel momento in cui noi abbiamo superato un anno del genere, le acque si sono calmate, poi che cosa facciamo? Continuiamo a dire a galleggiare? No, perché poi il mare sì, va di nuovo in tempesta e noi avremo di nuovo i soliti problemi. Quindi io quello che voglio fare è questo: come si calmano le acque, voglio una programmazione precisa di dove andiamo, di come funzionano le cose e di quello che dobbiamo fare. Voglio quelle 3-4 cosette in più per la nostra squadra che ci possono far fare la differenza di un campionato. Con un piccolo investimento di volontà in più noi potremmo fare grandi cose. E se riusciamo a fare, poi magari va a finire che non riusciamo a fare niente, che magari l'anno prossimo lotteremo di nuovo per la salvezza, che sicuramente le cose non andranno come uno spera, però quantomeno uno ci prova. Ed è questo il mio bivio. Io sono davanti a un bivio. Se mi rendo conto che riusciamo tutti insieme a poter dare questo ribaltamento nuovo e quindi ad uscire da questa situazione qui, io resto e farò altri sacrifici come li ho fatti quest'anno, che per me è stato veramente un anno bruttissimo. Se mi rendo conto invece che è troppo complicato andare a stravolgere queste cose, io lascio, però possiamo dire a tutti i tifosi, Domenico, Leo, che comunque vi seguono, che l'Avellino comunque resta in buone mani, perché non ci dimentichiamo che chi ha portato l'Avellino fino a qui comunque è stata la famiglia D'Alcona, con tutto il rispetto per tutti i soci che si sono conseguiti, però non, poi se magari io dovessi uscire da questa famiglia non è sicuramente un dramma, anche se c'è una minima parte di tifosi che potrebbe pensarlo da quello che mi diceva oggi, non è così, perché l'Avellino c'era prima che c'ero io e ci sarà anche dopo. L'unica cosa sul quale io sono certo di non riuscire a passare
e su un altro hanno vissuto in maniera passiva, facendo sì che arriviamo all'ultimo giorno per risolvere dei problemi, che poi io non devo dormire la notte, che il sabato mattina arrivano degli scossoni da risolvere lunedì mattina. Io un altro campionato come l'ho passato quest'anno, per colpa di nessuno, per colpa di eventi, allora la colpa è dell'assenza della programmazione. Se noi riusciamo a fare una programmazione che ci evita questi problemi, sia a me, al direttore generale, allo stesso Walter, al direttore sportivo, al nostro team manager Cristian Vecchio, cioè tutta la squadra si deve dare una sgrassata e lavorare in maniera serena. Lavorerà in maniera serena solo con la programmazione. Se abbiamo questo, Gubbidosa resta. Quindi se non abbiamo questo, come si suol dire, bisogna imparare dagli errori. Se si capiscono gli errori commessi quest'anno, si può programmare l'anno prossimo, anche perché mister Novellino qualche settimana fa ci ha parlato già di un progetto triennale. Il primo anno è questo, un possibile questo progetto triennale con Toscano. Purtroppo si è verificato quello che si è verificato. A quel punto che fai? Investi ulteriormente volendo fare il salto di qualità, oppure investi in modo che rimani nella categoria? Non è semplice prendere una decisione del genere. È stata presa la decisione della di rimanere in categoria. Però ora, l'anno prossimo, che facciamo? Cioè ci chiudiamo? Allora la programmazione dell'anno prossimo, se ho capito bene, partire da quello che di positivo c'è di quest'anno e rimodulare non commettere gli errori commessi quest'anno e rimodulare la stagione prossima, andando però a stravolgere dei processi all'interno dell'Avellino in maniera nella sua totalità. Ma quando fai programmazione me lo insegni il processo già. Perfetto. Perché sennò andare a giocare in difesa, cioè le aziende sono come una partita di calcio. Se il mister gioca troppo arretrato e va per pareggiare, perde. E così è anche programmare un'azienda. Se noi partiamo ogni anno per giocare arretrati, salvezza, 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 prima o poi ci facciamo male e arriverà l'anno in cui andiamo in Serie C e non ci andrà più. Allora io mi sono stancato per paura di essere criticato, poi dico questo, veramente non parlo più che vi sto annoiando, ma è importante. Per paura di essere criticato, io mi sono stancato di giocare in difesa. Tanto a me, peggio di come è andato quest'anno, non mi può andare. Nel senso, non ho paura più delle critiche. Mi sono fatto un ottobre, novembre e dicembre in uno stadio, tutti i giorni a prendermi insulti. Sono uscito dallo stadio. Non viene più. No, ora che le cose vanno bene non vengo più. Se mi dovessero andare male, ritorno. Dopodiché. Un tentativo di aggressione che giustifico, non ce l'ho con i tifosi, ma sono uscito fuori dallo stadio scortato dalla polizia. Penso che nemmeno al peggiore presidente è successo mai una cosa del genere. Quindi io, dopo quest'anno che ho passato tutte queste, mi sento di poter dire: voglio programmazione e voglio puntare in alto. Tanto sono convinto anche di riuscirci. Se vengo seguito in determinate cose, se poi non ci riusciamo, vabbè, ce ne faremo una ragione, vorrà dire che mi prenderò le critiche pure l'anno prossimo, però almeno saprò di aver giocato in attacco, di non essermi chiuso, che non mi sono andato a nascondere dietro nessun palo. E se mi devo prendere le critiche, perché magari mi devo prendere qualche responsabilità in più, perché noi soci insieme, io quando parlo di me parlo di noi soci, non parlo da solo, quindi voglio che noi soci facciamo il passettino in più. Va male? Non fa niente, vorrà dire che comunque ci salveremo pure l'anno prossimo. Ma giocare in difesa sempre, voi me lo insegnate, quando il mister segna un gol e poi arretra la squadra, abbiamo per rimproverato Novellino, abbiamo rimproverato Novellino io personalmente a Terni, proprio e allora attacchiamo. Aveva pensato solo ed esclusivamente a difesa. E allora attacchiamo. L'anno prossimo attacchiamo. Io vorrei far intervenire ovviamente anche Massimo Iepparillo, che oltre ad essere un grande collega ha una certa esperienza, perché Massimo, queste le parole di questa sera del presidente Gubbidosa, secondo me sono parole davvero molto ma molto importanti, e che gettano anche delle sicurezze, delle solide fondamenta per il futuro, ed era quello soprattutto l'aspetto principale che interessava i tifosi in questo momento. Le idee del presidente Gubbidosa sono abbastanza chiare. Ma il discorso fatto finora dal presidente Gubbidosa si sposa con due parole, salto di qualità e programmazione, che però viaggiano in parallelo con investimenti e naturalmente anche con la volontà dell'altro socio. Credo che sia indiscutibile, perché se il Presidente
onorario dell'Avellino Gubitosa ci fa un discorso legato a un salto in avanti dell'Avellino sotto il profilo professionale, delle figure professionali, perché anche in questi termini bisogna parlarne, perché naturalmente venendo da un mondo, quello imprenditoriale, quello aziendale, ha una prospettiva, un'idea di azienda, un'azienda calcio diversa rispetto a quella che su cui è strutturata l'Avellino attualmente, credo che sia indiscutibile. Però ora mi pongo questo interrogativo, naturalmente lo giro al dottor Gubitosa. Ne ha parlato ora in diretta davanti alle telecamere, naturalmente poi valuteremo in futuro a salvezza acquisita quali saranno poi le sue determinazioni sulla sua permanenza o meno, ma in camera caritatis con il suo socio, l'unico interlocutore, Walter Tacconi, già vi siete confrontati? Se vi siete già confrontati, c'è stato già qualche problema, qualche circostanza che ha spinto lei a valutare diversamente anche la sua posizione eventuale all'interno della società, valutando che lei ha il 20% delle quote, quindi ha investito e ha creduto nel progetto Avellino, e naturalmente legato anche al fatto se lei anche ha proposto anche al dottor Walter Tacconi una riorganizzazione societaria sotto il profilo delle quote, come si diceva in precedenza, una ridistribuzione diversa. Tacconi diventa socio di minoranza, Gubitosa socio di maggioranza, escludendo però l'intervento di un terzo socio, perché in questo senso, sa benissimo il dottor Gubitosa, che noi che facciamo questo mestiere, questo lavoro, sappiamo benissimo anche raccogliere tanti input, tante informazioni, e quelle che sono indiscrezioni e quegli spifferi poi diventano notizie, perché non è certo un caso che poi nelle ultime settimane è uscito fuori un nome di un possibile socio dell'Avellino come quello del dottor Lombardi. Allora, cosa sta succedendo all'interno dell'Avellino? Cioè la sua ambizione è quella di avere un Avellino forte, ma anche sotto un profilo professionale di alto livello. Si sposa davvero con l'intenzione dell'altro socio Walter Tacconi, oppure in questo momento ci sono delle volontà che vanno su due binari paralleli? Perché è pur vero che lei già a febbraio aveva manifestato per quello che dopo il presidente Walter Tacconi ha definito un semplice sfogo, la sua volontà di passare la mano, di andare via a salvezza acquisita. Però valutando anche quello che ha detto ora, e lo considero anche naturalmente molto serio sotto il profilo anche di prospettiva, io in questo momento la mia valutazione è che Gubitosa sia più lontano dall'Avellino rispetto a quello che si possa far credere. Questa è la mia valutazione. La sua? Allora, io sono più vicino all'Avellino in questo momento, ma nell'ultimo anno sono stato vicinissimo all'Avellino, più di quanto io stesso potevo immaginare prima di entrare. Nel senso, per me l'Avellino, da poco dopo diciamo il mio ingresso, è diventato un chiodo fisso: organizzare, sistemare e soprattutto, la cosa che voglio precisare, proteggerla da tutti gli eventuali pericoli che una squadra di calcio di Serie B può avere. Per quanto riguarda invece il fatto di confrontarmi con il mio socio, e questo è giusto che venga chiarita questa cosa, io quando parlo di organizzare, di programmare, la cosa bella è che so per certo, perché ne abbiamo parlato pure più di una volta, che Walter da questo punto di vista fa il tifo per me, nel senso ho proposto io di individuare un amministratore unico, di togliere il CDA, e sono stato seguito. Poi ci siamo resi conto che forse ci voleva una persona più diciamo interna alla squadra, e Walter si è proposto abbiamo detto ok, andiamo avanti così. Di recente io stavo pensando, perché mi sono reso conto che forse nemmeno Walter può fare l'amministratore unico della squadra, perché poi noi giornalisti, cioè voi giornalisti e i tifosi, a volte generiamo un po' di confusione, però noi non ci dobbiamo dimenticare che il ruolo del mio socio, pur noi ovviamente dicendo presidente che è giusto che sia così, ma oggi Walter svolge il ruolo di amministratore unico, e io in una riunione che ho avuto anche con Massimiliano, con lui ho detto: secondo me dobbiamo individuare, abbiamo sbagliato, non lo può fare un presidente l'amministratore unico, ci vuole una terza persona, lo ripeto e lo dico, e questo fa parte del mio progetto di programmazione, quindi ci vuole un vero, no, non l'abbiamo, ecco, perciò salvezza acquisita. Quindi si parte da cosa? Da un manager. Voglio un manager
Questo sarà uno dei, non chiamiamoli paletti, perché sennò sembra brutto dire paletti, sarà uno dei punti, io voglio fare un programma, tipo come un sindaco che si candida alle elezioni, un programma, dico io voglio seguire questo programma, lo seguiamo? No, ok, allora io faccio un passo indietro e tifo l'Avellino, seguiamo il programma? E qui ci sono i vari punti. Il primo punto su cui si baserà la rifondazione dell'Avellino è un amministratore unico, che non sia un presidente, ma che sia un amministratore unico che possa gestire la quotidianità, le cose, tutte le cose normali che una squadra deve fare. Poi ci saremo i soci, io e Walter, presidenti onorari, presidenti della squadra. Presidente onorario non significa, cioè Berlusconi è stato per 32 anni presidente onorario del Milan, io e Walter potremmo fare quello. Con un amministratore unico che ci fa programmazione, conteggi, fornitori, cosa c'è da pagare, cosa che non c'è da pagare, che un mese prima fa un'email ai soci per dire questo mese dobbiamo fare questo budget, cioè io questo intendo come programmazione, un software gestionale dell'Avellino per gestire pagamenti, fornitori, una struttura organizzativa con un organigramma, ma chiaro, preciso, perché noi non possiamo, cioè Walter Tarcone, per quanto possa essere una persona, ma lo può fare anche da solo, No, da solo non io posso, io ho bisogno del mio socio, ma il mio socio fa su questa cosa, credetemi, fa il tifo per me. Che cosa? Lo so pure io, è d'accordo, certo, ma io perciò dico, io sto dicendo queste cose forte del fatto che io mi voglio far promotore di trascinare l'Avellino in questa cosa, ma non ho nessun nemico in società su questa cosa. Quando dico se si può fare o non si può fare, non mi riferisco alla parte che il mio socio me lo impedisce, perché non esiste, perché se Walter o Massimiliano pensavano che io potessi essere, tra virgolette, un pericolo per la società, non mi davano nemmeno la possibilità di entrare. Quindi io, è da questo che voglio partire, quindi... Cose chiare innanzitutto, perché qua si crea confusione, non si capisce chi è l'amministratore, presidente, è tutto un casino. Quindi, amministratore, manager, che ci mette la faccia per tutta la quotidianità, che non, in modo tale che poi di sicuro non possa sfuggire in società, programmazione, cioè non si arriva più all'ultimo giorno per fare delle cose. Noi nell'Avellino, è più le volte che a volte magari sfugge qualcosina, perché magari abbiamo l'amministrazione sotto sforzo, di che magari se magari un mese prima qualcuno non ci fa una programmazione anche economica diversa per andare avanti. Appuntamenti in Lega, programmi, progetti, settore giovanile, cioè io voglio un'azienda, Avellino Calcio, che posso gestire da Milano con un bottone, premo un bottone, so quello che succede nell'amministrazione, premo un altro bottone, so il budget di questo mese, invece se no così mi diventa complicato, cioè gestire è come la sua sala regia, il suo regista che sta lì deve gestire tutta questa scenografia senza avere i suoi joystick, ma è possibile, ad occhio, non va bene, allora io voglio mettere i joystick in mano ai soci dell'Avellino per gestire bene la regia dell'Avellino. Che non si tratta di una questione economica soltanto, come dice lei. È chiaro che per fare queste cose ci vogliono un po' più di soldi, ma ringraziando il Dio, sia io che Walter, non è che ci andiamo a elemosinare il soldo in più, in soldi in meno. Cioè, quindi, programmazione. Non bisogna buttare i soldi, perché qua non è che dobbiamo fare che dobbiamo stravolgere a livello economico, quindi sana gestione, economia come facciamo nelle nostre aziende, ma con delle leve in mano ai soci per poter organizzare l'Avellino. E tutto deve ripartire intorno a un manager che dobbiamo individuare, e io ho detto già a Massimiliano l'altra sera, lui concorda con me, che se loro hanno difficoltà a individuarlo come soci, mi faccio io carico di individuare un amministratore unico che possa essere garante di un'organizzazione della squadra e di portare avanti tutto, dare poteri come già ce l'hanno ma in maniera più strutturata, cioè noi abbiamo un direttore sportivo, sì, tutto quello che volete, che a volte viene criticato eccetera, ma comunque Enzo De Vito è un gran direttore sportivo, abbiamo la fortuna di avere Enzo De Vito, che comunque i giocatori che noi abbiamo, lui e Massimiliano l'hanno messi in piedi, Novellino per farli girare così un merito ce l'hanno anche loro, abbiamo un grande allenatore, voi lo sapete, io a Sport Italia su un canale nazionale ho detto che è il migliore allenatore che abbiamo avuto ad Avellino, lo sapete tutti, qualcuno si è messo pure a ridere, ma io lo penso davvero, quindi oggi abbiamo tutti i passettini, che con 3-4 innesti in una squadra già bella formata, ma perché l'anno prossimo non sognare? Poi va a finire e dice, ma tu illudi, io non voglio illudere nessuno, però io voglio dire che voglio fare queste cose. Diversamente, se queste cose non si possono fare perché nel calcio bisogna tirare bassi per tutte queste cose che abbiamo detto, io sinceramente il mio contributo l'ho dato, so di aver fatto tanto per questa squadra, esco, mi faccio da parte e tiferò l'Avellino come ho sempre fatto, questo sto dicendo.
Prima di andare in pubblicità, di ascoltare anche Renato Rodomonti su questo, devo strapparle una promessa, Presidente. Sì. Naturalmente tra qualche settimana, a salvezza acquisita, ci rivediamo qui a Contatto Sport e Michele Gubitosa dirà la sua decisione. Perfetto. Va bene? Promesso. Promesso. Ok. Massimo, volevi intervenire? No, considerando quello che ha detto anche il dottor Gubitosa, credo che sia anche naturale che al centro di questo progetto, al di là della figura del manager, che deve essere l'apice per la ristrutturazione societaria, ci sia anche il nome di Novellino. L'ha ripetuto più volte, quindi contrariamente a quello che si diceva in giro di un Novellino in partenza, naturalmente è uno dei pilastri e dei punti di partenza per la prossima stagione. Però aspettiamo la decisione del dottor Gubitosa e naturalmente le sue considerazioni che matureranno dopo il confronto con il socio Walter Taccone, perché naturalmente in una società ci sono idee, confronti continui, quindi bisognerà valutarle con grande attenzione. Abbiamo preso atto di quella che è l'idea del dottor Gubitosa, poi vedremo con i fatti se questa idea si svilupperà sul campo. Un'idea che si sposa anche con il pensiero di mister Novellino, che non ha nascosto anche qualche settimana fa ai nostri microfoni, dicendo che quello che diciamo tutti, questa piazza può ambire a palcoscenici più importanti con Walter Novellino in panchina, un allenatore che sicuramente è di Serie A, ambito probabilmente anche da squadre di Serie A, però naturalmente, come diceva il presidente Gubitosa, con un progetto che mira naturalmente non alla semplice salvezza. Sicuramente mister Novellino da Irpino vorrà sicuramente prendere parte a questo progetto. Renato, ovviamente vogliamo la tua opinione, soprattutto sulle parole del presidente Gubitosa, anche perché, come abbiamo avuto modo di dire già durante questa dichiarazione da parte del presidente Gubitosa, sono dichiarazioni importanti che in questo particolare momento danno anche una determinata certezza, un determinato punto esclamativo, perché le parole del Presidente sono state chiare, sono state significative e importanti, e queste cozzano invece con le tante nubi che si sono addensate in queste settimane, in questi mesi, anche sui futuri scenari della compagine societaria. Tu penso che puoi darci degli insegnamenti, visto che sei stato parte integrante delle compagini societarie dell'Avellino e in questo momento sei soprattutto tifoso ovviamente dei colori bianco-verdi. Io parto da un presupposto che qui ad Avellino alcuni giornalisti sono bravi a creare questi motivi di apprensione, perché così li possiamo definire. Io faccio il discorso di prima, ovviamente, per difendere la categoria. No, io lo dico sempre perché noi siamo estremamente corretti, quindi ognuno poi si assume le responsabilità. Ma allora, in effetti, da sempre, nella gestione sia del calcio che della pallacanestro, c'è stata una parte di stampa che probabilmente assume delle informazioni e le travisa, creando un poco di apprensione nella tifoseria. Però io so benissimo, perché conosco benissimo la famiglia Gubitosa e la famiglia Taccone, sono delle persone serie. In effetti, se c'è qualcosa che non va fra di loro, certamente non lo vanno a sbandierare oppure la vanno a redimere al bar, sono cose che vedono fra di loro. Ragion per cui loro hanno un comune intento. Prima cosa, sono tifosi dell'Avellino. E su questo non ci sono dubbi. Dopodiché, questa è un'azienda e va gestita come azienda. Probabilmente in questi anni si sono commessi anche degli errori gestionali, anche quando c'ero io, onestamente. Ma purtroppo non si è avuto il tempo di poter organizzare. Non c'era neanche la... Cioè si è pensato solamente al fatto sportivo, al fatto aziendale. Generalmente non si è puntualizzato più di tanto. Quindi si è vissuto un pochettino dal punto di vista gestionale all'improvvisazione. Naturalmente, probabilmente anche spendendo molto di più di quello che bisognava spendere. Però ragion per cui a questo punto, se si mette un punto fisso e si fa una certa programmazione con calma, io penso che è
una manna dal cielo per tutti, sia per i soci, sia per i tifosi, sia per i calciatori, sia per i dipendenti, perché ci sarà un ambiente tranquillo in cui poter lavorare con tranquillità e con programmazione. Ma secondo me loro avevano iniziato quest'anno con questa programmazione, avevano mirato alla programmazione con Toscana, perché fare un contratto per tre anni con un allenatore significa che si vuole programmare un qualcosa, gettare le basi per fare qualcosa. Purtroppo, evidentemente, le aspettative non sono state... Ma abbiamo iniziato, scusa solo se interrompo, perché hai talmente completato il mio concetto che veramente è così. Abbiamo iniziato la programmazione. Qualcuno dirà che vi siete messi d'accordo. Sia con il mister che con la... Noi non ci dimentichiamo che noi avevamo individuato sia da un lato la parte gestionale, quindi amministratore unico, ed io e Walter insieme per un periodo l'anno scorso siamo stati Walter presidente onorario e io vicepresidente onorario, e avevamo l'amministratore unico agenziale, e poi avevamo individuato l'allenatore sul progetto triennale. Poi abbiamo avuto una falsa partenza su entrambe le cose, ma con questo io ringrazio sia il dottor Argenziano che il mister Toscano, per carità, non è stato sicuramente colpa loro, è sempre colpa della proprietà quando le cose non vanno bene. Però noi avevamo iniziato, diciamo, ad andare in quella direzione. Oggi io mi auguro che noi possiamo rifare quello che abbiamo fatto, tentato di fare l'anno scorso, e poi ci è caduto il mondo addosso, caso Trotta, calcio scommesse. Io mi auguro che potremo rifare per l'anno prossimo, quindi nel reindividuare di nuovo un amministratore unico, di individuare invece un progetto triennale con Novellino da un lato, un amministratore unico dall'altro, e di Walter ritornare. Vabbè, io vicepresidente onorario non ci ritorno più, una volta che uno è diventato presidente onorario faremo due presidenti onorari, perché poi io una volta che mi metto su una poltrona mi trovo comodo. Fate uno presidentissimo, quindi, uno presidente. No, due presidenti onorari, tanto tra me e Walter questi problemi non li abbiamo mai avuti, però dico, quindi amministratore unico che possa fare meno improvvisazione, progetto, cioè fare quello che abbiamo tentato di fare l'anno scorso con persone nuove. Scusa, con persone. Allora. No, poi se dovessero entrare, quindi, mi auguro soci Irpini, no, io sono contentissimo. Anche per mettere altre voci. Se sì. Entra allora, un terzo socio deve essere Irpini. Faccio la domanda. No, è una delle tante voci. Conosce naturalmente, oppure sa a conoscenza che nell'ultimo periodo si parla del dottor Lombardi, sì. vicino un potenziale socio dell'Avellino, sì. Se lo conosce oppure no, oppure come ha detto lei sostiene che con la sua permanenza al fianco di Walter Taccone è possibile invece prefigurare l'ingresso di un terzo socio, però Irpino, come ha detto lei. Allora dottore, io, dottore Iefello, le cerisco la situazione società, sì. Così dico anche quale sarebbe il lo diciamo chiaramente diffuso. Allora, io il dottore Lombardi l'ho letto solo dai giornali e non ho la fortuna di conoscerlo. Per una mia abitudine di come mi sono sempre contraddistinto in questi 20 anni di lavoro, io se non conosco una persona non mi esprimo. Di sicuro posso garantire una cosa, che io non ho incontrato nessuno, quindi non ho mai parlato in vita mia con Lombardi, e credo se qualcuno di voi dovesse chiedere a Lombardi chi è Michele Cubitosa, non mi conosce nemmeno, quindi io non ho mai avuto rapporti. Se dovesse essere un socio dell'Avellino e vuole venire ad Avellino a fare il bene, io non lo metto in discussione, io e Walter sicuramente lo aspettiamo a braccia aperte, però io ad oggi non ho nessuna conferma di questo socio. È chiaro che io perché vorrei un socio Irpino? Perché mi piacerebbe il loro editore Angelo D'Agostino? Perché so che è un tifoso, perché so che è una persona che abita a 6 km da casa, e mi piacerebbe, io immagino un Avellino Calcio, proprio la devo dire, la immagino così. Amministratore unico, non tre soci, quattro soci che ogni mese mettono i soldi nella squadra e fanno stare in tranquillità con la stessa quota, quattro soci al 25%. Ma io devo dire una cosa del mio socio, il professore Walter Taccone. Tutti i tifosi si fanno un'idea che Walter sia quello che non vuole mollare, che vuole essere, ma non è così. Cioè, se chiamiamo Walter in trasmissione, diciamo: Walter, vogliamo fare quattro soci
al 25%, ognuno di noi mette la quota al mese con un amministratore che ci dice ce ne andiamo un sabato prima di andare a vedere la partita, ce ne andiamo tutti e quattro i soci noi a pranzo, l'amministratore ci illustra cosa dobbiamo mettere, noi facciamo i presidenti onorari della squadra e ogni mese mettiamo i soldi in pari quota e ci divertiamo, facciamo divertire la gente e quell'anno in più possiamo tentare quello che io vorrei fare l'anno prossimo, fare qualcosa in più. Walter è il primo che dice sì, non dobbiamo immaginare un Walter Saccone che vuole tenere tutti in mano lui, non è così, vi garantisco che non è così. Quindi l'optimum per me è questo, quattro soci al 25% nell'Avellino Calcio e ognuno mette la sua quota con un manager che possa gestire... Figura apicale. Una figura apicale che possa rappresentare i quattro soci. Non apicale, perché l'amministratore unico non è una figura apicale. La figura apicale sono sempre i presidenti e... quando il Milan, ora non più, ma Berlusconi è stato sempre presidente onorario del Milan e l'amministratore era Galliani, quindi però la figura apicale era Berlusconi, quindi fare quattro soci al 25% come presidente onorario e individuare un amministratore unico che non sia presidente ma sia amministratore unico che possa gestire i processi, che poi tu puoi anche pungolare, ogni mese puoi dire che cosa, cioè puoi anche portare allo stremo delle forze. Questo è un ottimo punto di partenza, però abbiamo visto Renato Rodomonti, cioè, può essere la dimostrazione. Può funzionare non anche questo tipo di ragionamento? Allora, e chiudiamo perché siamo qua, ormai stiamo sforando. Allora, ci sono delle squadre di calcio al nord dove i soci, che non sono quattro, sono migliaia, ma là sono consorzi, tutto il mondo imprenditoriale. 10-15. Parliamo di consorzi. Fanno i budget a inizio campionato, ognuno mette il proprio assegno, così e i soldi stanno in banca. Sì. Dal primo giorno io così vorrei farlo. Ti faccio una ma qui 10-15 penso che sia. No, ma anche quattro cose bastano. Cioè quattro soci che iniziano, l'amministratore fa un progetto, deve coinvolgere il direttore sportivo e l'allenatore. Questo è il budget. Dico una cifra, ci vuole. Dico delle cifre così a caso, non le prendete come attendibili. Quest'anno per fare i playoff ci vogliono 4,5 milioni di euro. L'amministratore dice questa cifra, è sposata anche dal direttore sportivo, dal direttore generale e dal mister. I quattro soci prendono 1 milione a testa, lo depositano sui conti correnti a settembre dell'anno e poi si vanno solo a vedere la partita e a tifare l'Avellino. Questo è l'Avellino che io desidero. Poi, è chiaro che poi tra desiderare e fare, magari ci voglio anche un po' di tempo per ottenere questo, però attendere, questa è organizzazione, programmazione, cioè ogni mese deve essere tutto pianificato, scritto, e a settembre i soci dell'Avellino già devono adempiere ai loro doveri. Questo poi sono altri dettagli che stiamo andando. Però è chiaro che non si è potuto fare questo. Punto. Non l'avete fatto voi in passato? No, non c'è questo mai, non lo so. E proprio per questo ho cercato l'aiuto di Renato Rodomonti, perché è un qualcosa... Ma non si è mai potuto fare per un altro motivo, perché purtroppo siamo partiti sempre senza una programmazione perché ci siamo trovati ogni anno, almeno fino a quando c'ero io, a dover andare alla categoria superiore sborsando soldi per il ripescaggio, quindi rifare tutta la programmazione non si è mai potuto fare, perché la programmazione si fa adesso a fine maggio, inizio giugno. Certo. Quando la programmazione la fa a settembre, che programmazione la fa? No, ora va fatta. Infatti io a salvezza acquisita voglio fare questi ragionamenti. È chiaro che noi abbiamo una difficoltà. E quindi non vede l'ora domani di poter io non vedo l'ora che ci serviamo per poter fare programmazione. D'Asco. Perché, l'ho detto prima, o programmazione o me ne vado. È chiaro. Ecco, siccome noi appunto siamo in chiusura... Una televisiva che dobbiamo... E tra l'altro... la rassegna stampa, ci stiamo dilungando fin troppo, no fin troppo, giustamente abbiamo... Assolutamente, tra l'altro Leonardo, proprio perché il Presidente Gubitoso ha citato anche il nostro editore, ovviamente noi siamo fieri ed orgogliosi che il nostro editore, che il nostro gruppo editoriale sia in continua espansione in questi anni, siamo ovviamente contenti anche della partnership, lo ricordiamo, con l'Avellino attraverso il main sponsor della Sea Energia. E a proposito di Sea Energia, dobbiamo chiudere i nostri concorsi, sono 12 i tifosi che hanno pronosticato e indovinato, risultato esatto Avellino Cesena 1-1, Michele Gubitosa, cominciamo già
con le scelte. Al tempo avevate una bella ragazza, ora preferiscono il mio baffo. Ricordiamo, sono per Avellino Bario. Esatto. Posso leggere? Sì, assolutamente. Ugo Graziano. Ugo Graziano, il primo e il secondo. Salvo Graziano. È un caso. Due cognomi. È un caso. Ora ti accuseranno. Ora mi accuseranno che ho preso, non so neanche che grado di parentela c'è tra questi due. Sono tutti Graziano. Anche il sorteggio. Sì, tutti i nomi con il cognome Graziano. Lo ricordiamo quindi a Ugo Graziano e Salvo Graziano di inviare i dati anagrafici, nome, cognome e luogo e data di nascita. Ovviamente i tempi saranno abbastanza lunghi per la prossima partita interna al Partenio Lombardi contro il Bari. Siamo giunti davvero in chiusura di trasmissione. Dobbiamo chiedere scusa ai tanti tifosi che ci hanno scritto questa sera, presi dalle tante parole, non abbiamo avuto il tempo di leggere i tanti messaggi che erano arrivati per mettere altra carne a fuoco per la discussione. Naturalmente il Presidente ci ha dato la sua parola che tra qualche settimana torna qui, quindi certi argomenti sono solo rimandati. Naturalmente rimanete sintonizzati sempre su Contatto Sport, prima di votare nostra, per avere tutte le news. Perfetto, chiuderemo nei prossimi giorni ovviamente anche il concorso Sì Energia al termine del mese, ad aprile, ovviamente per la maglia ufficiale dell'Avellino. Vi ricordiamo quindi gli appuntamenti di questa settimana: domani con Stadio e Studio, collegamenti live dallo stadio Cino e Lillo del Duca di Ascoli a partire dalle ore 14, e poi al termine del match per commentare insieme il risultato di Ascoli ed Avellino, e ovviamente diretta Stadio di Studio, che tornerà anche lunedì 1 maggio per la partita a Benevento, che vedrà impegnati i colori bianco-verde. Ricordiamo le 12:30 il fischio d'inizio, diretta Stadio Studio, quindi partirà come sempre un'ora prima a partire dalle 11:30, e al termine anche noi la programmazione del match stiamo facendo. Noi abbiamo una programmazione davvero a lunga gittata, almeno fino a maggio, diciamo fino a maggio per quanto riguarda l'Avellino Calcio, perché significherebbe appunto salvezza acquisita. Grazie mille ai nostri ospiti che sono intervenuti in studio, a partire dal presidente onorario Michele Gubitosa. Grazie mille, presidente. Grazie a voi, grazie a tutti i telespettatori. Grazie all'amico Renato Rodomonti, ex presidente, già presidente dell'AS Avellino, il primo storico presidente dell'AS Avellino. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. E grazie all'amico e collega, sempre professionale, Massimo Iepparillo. Grazie a voi per l'invito, nuovamente forza Lupi, forza Avellino, speriamo di risultare domani con la salvezza, quindi acquisita. Quindi avremo più tempo poi per parlare con il dottor Gubitosa. Lunedì. Tanti saluti a Francesco Marazzo. Certo. Voglio salutare Francesco Marazzo, perché altrimenti detto, è un vostro... Sì, salutiamo anche il spettatore, salutiamo entrambi. Io ringrazio il nostro operatore di ripresa Gianluca Cavaliere, Andrea Chiomiento, Manuele Angheloni in regia. Gli appuntamenti domenico li ha già ricordati, non c'è altro che incrociare le dita e come sempre forza Lupi, forza Avellino. Yeah. Yeah. Now throw your hands high in the air. Everybody say, oh yeah. Get down.